sconfinfero in questo lussuoso camerino, grande quanto il salotto della mia casa napoletana, con questi velluti rossi che mi stonano l'esistenza, mentre aspetto di tenere il concerto più importante di questa mia sontuosa carriera, che tutti lo sanno, ho costruito pozzetto per pozzetto. Prego, spodestandi lontani ricordi della prima comunione. Ma non mi viene niente, neanche un modesto Pater Noster. E d'altro canto la cocaina, se te la fai per tanto tempo tutti i santi giorni, te la massacra proprio la memoria, e non solo quella. Però mi ricordo una frase che dissi una volta a una giornalista con certe tette, non c'è male. Cara mia, e se a Sinatra la voce gliel'ha mandata al Signore, a me più modestamente me l'ha mandata San Gennaro. Questo dissi, perché allora ero in vena di presunzione a macchia di leopardo. Però se mi va bene questo concerto, posso esserlo anche oggi, un gran presuntuoso. Un altro conato m'acchiappa come in un rodeo, mentre sento che mi sale su il gin tonic numero 3. No, niente coca quando canto. E quella è roba che se la può permettere Mick Jagger, che urla, corre, sculetta. E invece canto. Io devo sentire la papilla che oscilla come un rullante e la corda vocale che sbatte, che poi è la mia chitarra. No. Questo conato c'ha origini precise. Poiché lì fuori, nella maestosità del Radio City Music Hall, strozzato dall'alcol e dall'esperienza, c'è proprio lui, Sinatra, The Voice. Avanziamo lungo il corridoio di neon che conduce al palco come un sindaco e la sua giunta. Io in testa, Rino Pappalardo, Lello Cosa alla batteria, Rino Martiri al basso, Titta Palumbo alla chitarra. Tutti smoking, tutti emozionati marci, tutti con la stessa consapevolezza che questo concerto è più grande di noi. Nell'intimo Titta di sicuro sta pensando che noi non sappiamo leggere nemmeno una nota. È un successo il nostro costruito sull'orecchio. Avrei bisogno di un goccio di Ballantyme, sussurra Cosa al martire. E magari sta fra il pubblico. Ma chi? Ballantyme, il proprietario dell'omonima fabbrica. Chiudete il cesso, dico io. E nessuno parla più. Ma dove cazzo sta? Ma vuoi vedere che non è venuto sto frocio? Ma per grazia del bambinello mi scende un poco la saliva mentre afferro il microfono e sorrido al pubblico che ulula e riconosce la notte. Non la sento più. La radio che sentivi sempre insieme a me, la casa non è più. Poi casa mia, la notte. E ora lo becco in primo piano, Frank. Incrociamo gli sguardi in un delirio orgiastico di smisurata ammirazione fra colleghi. Sono nell'Olimpo, va a far mocca! In camerino Tizza si sente più leggero. Pesa 2 chili di tensione in meno mentre si bacia con Lello, Rino, Gino e il sottoscritto. Urlano e cantano un coro da stadio come se avessero vinto lo scudetto, sudati e felici. Io li guardo compiaciuto ma non canto, sono il leader e devo avere l'aria di quello che lo sapevo che andava a finire bene questa storia di New York. Entra trafelato Jenny Afrodite, il mio manager, col ciuffetto ostinato di capelli che gli ricrade sulla fronte e il brillantino che gli incula l'orecchio sinistro ringiovanendolo di 6 mesi. E placa il coro con una frase che cade come un tuono. Ragazzi, c'è Sinatra che vuole salutarvi. Sinatra, più basso di qualsiasi pessimistica previsione,
con un paio di atteggiamenti si siede sulla mia sedia, unico trespolo del camerino. Io e il mio gruppo in piedi attendiamo il vaticinio che vale tutta la carriera. Con una lentezza da eroinomane, tira fuori un pacchetto di sigarette. Con fare giraffesco allunghiamo tutto il collo per capire di che marca di sigarette si trattano. Ma non l'abbiamo mai sentita nominare. Sinatra si chiamano pure sigarette. Frank si appoggia la sigaretta fra le labbra come in un musical al rallentatore, poi tira fuori un accendino di Upon di platino del 1958 e organizza una frase in un italiano un po' stentato. Questo? Ah, questo me l'ha regalato Marilyn Monroe. Adesso c'è ansia, mamma mia, e quanta ansia. Tony, il concerto is good, is very, very, very good, yeah. Ma ricordati una cosa, Tony. Il successo sta sul cesso. Sottolinea Frank con una risata alcolica. Mi ritrovo da solo. Io confidavo in una cena con Sinatra, ma è sgattaiolato via col fare di chi già ti ha fatto un favore enorme a venire al concerto. Ero stato ottimista, ma le star, le celebrità, si sa, stanno sempre altrove. E comunque non dove sono io. Mi immaginavo simpatici dopo cena con Frank, in case arredate dallo scenografo di Billy Wilder. E invece sto puntando dritto Times Square con la sua concentrazione di puttane. Il mio regno. Ma non mi sento fuori luogo. Mi muovo sulla nera ma senza pathos. La solitudine m'acchiappa per le palle e mi mette a capasotto. Dobbiamo essere forti, Tony. Ci do dentro tutta la fatica del lavoro, le ansie della vita. Devono giustificarsi in momenti come questi. Velocizzo, ansimo, mi confondo nelle anatomie. Lo tiro fuori che sto per venire. Solo adesso capisco. La bionda furtiva e rapida come uno sciacallo silenzioso mi si è accomodata sotto ancora vestita e... Ma muoio! Proprio quello che mi stava antipatico mi ha fatto stu bello regale Natale! Sto ancora scianotico. Ancora con gli ultimi sprazzi quando bussa il telefono nella stanza. E mia moglie. Ciao amore, dico dopo essermi sfilato dalle gambe della nera senza fretta. A me sensi di colpa e piedi in testa non me li mette nessuno, nemmeno Gesù Cristo. Le tre le ho pagate in anticipo, quindi assisto alla loro silenziosa vestizione mentre commento con mia moglie che amore, il concerto è andato proprio alla grande, ma proprio alla grande. Mia moglie mi dice che la bambina, mia figlia, mi vuole parlare. Sento quella voce innocente dire «Papà!» Mentre la nera e l'altra se ne vanno senza nemmeno farmi ciao con la manina. Mia figlia mi dice che le manco. Io penso che è tutta la vita che manco. Amore, senti, ti porto un regalo quando vengo, ma mo senti, attacchiamo perché c'è sta jet lag, non te la hit mamma, io sto stanca assai, c'ho fretta. Ma perché? Poso la cornetta ma non mi sento bene. Tengo tutto appiccicato sulle mani. Trasalisco. Quello che non tengo è l'anello da 13 milioni. Oddio, oddio,
Ma io un minuto fa lo tenevo. Lancio un urlo da gabbiana digiuno. Quella puttana bionda me l'ha rubato. Ma perché a Sinatra una cosa così non gli capiterebbe mai? Forse perché non piglia le puttane a Times Square. I complimenti, le spaghettate. Le feste a tema, le candele, i pettegolezzi. È un'apnea la mondanità. Le lacrime mi salgono dritto dritto negli occhi. Piango a dirotto perché solo adesso capisco che invece tutta la vita io attendo con un desiderio scandaloso solamente una cosa: diventare vecchio. Come spesso ci accade, io sbagliavo obiettivo. Io credevo di dover inseguire l'età giovane, invece sembravano fuochi. E invece erano micette che facevano fetecchia, dice la mia madre. Una sintesi colossale della mia vita e della vita di tutti, questa frase che lei diceva con dolori strazianti alla bocca dello stomaco, perché alla scuola delle suore le avevano raccontato tutta un'altra prospettiva. Ma avevano mentito. Mi sono addormentato e dopo anni di mancanza ho fatto un sogno. Questo. Ho 10 anni e mio padre mi tiene per mano. Sposto lo sguardo alla mia destra, eppure mia madre mi tiene per mano. Camminiamo lungo Via Orazio in un sabato mattina assolato ed invernale. Non tornerà mai più. Io indosso con orgoglio adulto un piccolo loden verde. Fa freddo, ma io ho le mani calde e sono felice perché sono al sicuro, come non lo sono stato mai più. Loro sono allegri. Non hanno litigato. Mio padre dice a mia madre che le sta bene questo cappotto nuovo. E mia madre si meraviglia perché qualsiasi complimento dalla bocca di mio padre è talmente inusuale da risultare inaspettato. Poi io non so perché. Chiedo loro quand'è che moriranno. Loro mi dicono che non moriranno mai. Ed io ci credo. E sorrido mentre guardo di sotto un mare ancora pulito. Invece mi avevano mentito. E da quel momento sono cominciati tutti i miei guai e tutte le mie gioie. Il sole è tramontato, il sogno è terminato e finalmente mi si schiarisce qualcosa sotto gli alti piani di polvere bianca che tengo in casa. La stanchezza, sì, è la stanchezza la migliore amica della libertà, ma uno passa la vita a credere che la volontà, l'applicazione, la determinazione ti possano avvicinare alla libertà. Manco per il cazzo. Hai voglia di replicare la sceneggiata del vitalismo? Hai voglia di fare l'artista, l'irregolare? Tony Pagode, sei come tutti gli altri. Cambiano i numeri di anni che vivi, le modalità, i dialetti.
Ma tanto c'è quel punto alla fine dell'imbuto verso il quale vanno tutti. L'imbuto che spernacchiando ti dice: ma chi ti credevi di essere, grandissima faccia di cazzo? Vale per me, per noi, per voi, per loro, e vale pure per Frank Sinatra.